Cari fratelli, care sorelle, cari fratelli, carissima signora Teresa, signor Domenico, caro Luca, innanzitutto voglio portarvi i sentimenti del Cardinal Caffarra. L'ho chiamato il giorno dopo, mi ha assicurato. Era molto rattristato della notizia, incredulo, credo come siamo stati tutti quanti noi. E non ha smesso di essere un padre. In questi giorni so quanto ha pregato per lui e oggi prega insieme a noi, affidando al Signore questo suo e figlio della Chiesa, Marco. Nessuno di noi può rassegnarsi al male. Lo vediamo imprevedibile, vigliacco, rubare la vita di giovani ragazze nella loro primavera. Si manifesta armare la follia atea, quella bestemmia della violenza in nome di un Dio che maledice Caino. Perché spegne la vita del proprio fratello. Lo abbiamo incontrato, il male, la sera della Domenica delle Palme. Spegnere la giovane vita di Don Marco, nostro fratello e amico. Davvero la morte è sempre ingiusta. E di fronte al male, nonostante l'esperienza, non smettiamo di interrogarci sempre tutti. Non possiamo abituarci al male, non possiamo provare indifferenza di fronte al dolore. Ieri pomeriggio abbiamo pregato per Marco insieme ai genitori in cammino, quelli che hanno, come Maria, pianto la perdita di un figlio o di una figlia. C'era tanta vicinanza tra loro e tanta comprensione. Per Domenico e Teresa, per Luca, perché tutti loro conoscevano questo dolore, eravamo a San Luca, dove Marco si recava spesso. Guardando loro, ho pensato che questa è la Chiesa, che questa è Maria, la nostra madre. Ed è l'immagine più vera della Chiesa, di questa famiglia di uomini e donne che tutti ci accoglie, che conosce bene la sofferenza perché è la sua, perché la vive in prima persona, perché non scappa di fronte al male, ma resta sotto la croce come una madre che non si stacca dal letto del dolore del proprio figlio. Questa madre che vive le vicende degli uomini non con distacco, non con una magistrale verità, ma soprattutto con piena misericordia, con la commozione intima delle viscere di una madre. Oggi è la sofferenza di questa chiesa di Bologna, questa che è la sua casa, che è la nostra casa, e che piange un suo figlio così giovane. E ho visto concretamente questo cuore di madre domenica sera, pochi minuti dopo la scoperta della sua morte, quando spontaneamente, come veri familiari, tanti hanno riempito la piccola chiesa di Sant'Agostino per farsi illuminare da quella lampada per i nostri passi che è la parola di Dio e per scambiarci sotto la croce della sua morte. Un abbraccio di vera pace, per dirci che abbiamo sempre bisogno gli uni degli altri e anche che nessuno rimane solo nella sua sofferenza. Insieme a Maria non possiamo mai accettare la morte, la logica del male, perché la vita chiede vita, perché
perché aneliamo alla luce che inizia con la speranza e che la fede ci aiuta a cercare e a vedere anche nel buio, quella luce che la carità ci permette di diffondere. Marco non aveva celebrato quel giorno la messa. La celebra, la liturgia del cielo. In quella casa dove Gesù è andato a preparare un posto anche per lui. Marco ha spezzato lui il pane, versato il vino della nuova alleanza offerto per tutti, offerto da Gesù che prende ancora oggi il posto a tavola e desidera mangiare questa Pasqua con noi e con lui. Il suo servizio all'altare del pane e della parola e del suo corpo è primizia dello stesso pane degli angeli che diventa pane degli uomini e compie quella parola di cui abbiamo ascoltato nel Vangelo. E le tue vie portaci dove tendiamo, alla luce in cui tu abiti, chiediamo nel canto del Panis Angelicus. E Dio la morte la prende su di sé non in maniera virtuale, ma morendo egli stesso. Anche per questo abbiamo scelto una parte delle letture di quella Domenica delle Palme, quelle letture che sono state poste perché parole di vita eterna sopra il nostro caro Don Marco. La domenica in cui il Signore entra in Gerusalemme ben sapendo la sua condanna a morte. Agnello innocente, sacrificio perfetto perché di solo amore. E Gesù entra in Gerusalemme per aprire la Gerusalemme del cielo anche a Marco. Da allora nessuno muore solo. E anche Marco non era solo. Perché Gesù è lì con lui, era lì con lui. Quel Gesù che non ritenne un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo la condizione di servo. Quel Gesù che ci fa pregare nel Salmo, quelle prime parole, perché mi hai abbandonato? Ma che è la stessa risposta a questa domanda. Non ti abbandono più. Allora oggi è Pasqua per Marco. È stato uno di quei discepoli che ha lasciato tutto per seguirlo. Erano i discepoli, e siamo noi, uomini resi puri non dai meriti, non dalla ipocrita perfezione dei farisei, ma dalla misericordia infinita di quel Maestro che ci chiama, ben conoscendo i nostri limiti, le nostre contraddizioni, che ci aiuta a cambiare, rivestendoci continuamente del suo perdono. Marco, lo sanno bene i genitori, il fratello, coloro che hanno camminato insieme a Marco fin dai primi anni, era determinato nel vivere per gli altri. Fin da quando da giovane ha scelto di seguire il Signore e di donarsi tutto a Lui. E così ha fatto. Mi ha scritto Don Giorgio, che ringrazio, come ringrazio di cuore tutti i confratelli, per l'affetto che hanno dimostrato per Marco. Come tanta parte della vita sacerdotale di Don Marco è stata vissuta nella parrocchia di San Severino come cappellano per 10 anni e adesso a Sant'Agostino. Nessuna realtà della vita della parrocchia era a lui estranea, perché in tutto era coinvolto profondamente ed affettivamente. Grande era la sua disponibilità e la sua attenzione per le persone, anche se alle volte poteva apparire burbero. Faticava ad accettare l'insincerità e la non limpidezza dei rapporti, e quando avvertiva questo provava imbarazzo e fatica. La sua vita in parrocchia era sempre disponibile ad ogni evenienza. Questo credo lo possono dire anche le altre parrocchie. E la viveva anche nei servizi più umili, dei quali non molti si accorgevano. Sapeva stare insieme a tutti, ai ragazzi, ai giovani, agli adulti, agli anziani,
ci si sentiva da lui accolti, anche perché faceva di tutto per aiutare le persone che si rivolgevano a lui. Don Marco aveva doni che forse in pochi conoscono: l'abilità per la grafica, specie attraverso l'uso del computer, la conoscenza della lingua francese e la familiarità con alberi, pianti e fuori e fiori, con le loro proprietà terapeutiche, per non parlare della sua abilità in cucina. Nella vita spirituale era riservato e profondo e non amava la ostentazione. Chi lo ha conosciuto lo ha apprezzato e ne ringrazia il Signore. Credo che tutti noi possiamo dire la stessa cosa. Era un uomo concreto e spirituale allo stesso tempo. A Brescia, in gennaio, dove lo avevo conosciuto per la prima volta, mi aveva colpito perché aveva insistito che i simboli non si costruiscono in laboratorio, ma nella realtà. E ha cercato di vivere l'indicazione evangelica affidata dal Signore nell'ultima cena, per cui chi tra voi è più grande diventa come il più giovane, chi governa come colui che serve. Lo ha fatto fino alla fine. E sentiamo tanto la necessità di prendere con noi questa madre, oggi così addolorata, e anche di farci prendere da essa, di aiutarla questa madre, perché protegga tanto i suoi figli, perché lei ci renda forti di fronte al male, perché ci aiuti ad avere sempre una vita buona. Concludo con alcune parole di Marco, di Don Marco, che esprimono la sua fede, che ascoltarle oggi credo ci facciano un gran bene a tutti noi. È stato un po' come, l'ho sentito, l'ho letto, un po' come il suo testamento. È una sua omelia di soli 2 mesi fa, che i fratelli di Sant'Agostino hanno raccolto. E l'ha pronunciata per la morte di Alberto, un bimbo della sua parrocchia di 12 anni. Queste sono le sue parole. Davanti ad ogni morte, in particolare a una morte di una persona cara e così giovane, non riusciamo che a balbettare e aprirci al silenzio. Un silenzio che parla attraverso il dolore e la vicinanza concreta gli uni degli altri. Come voi non capisco perché la morte possa colpire un bambino, ma ho una certezza che desidero comunicare anche a voi. So che la morte, anche questa morte, non è la fine, ma l'inizio di una vita nuova. Ne sono certo, perché credo alla parola e alla testimonianza di Gesù, che si è immerso nella nostra morte ed è passato da morte a vita, e ci ha aperto la speranza che la morte non è l'ultima parola, ma è un passaggio verso l'amore pieno e l'abbraccio di Dio Padre. Oggi, continuava Don Marco, viene rafforzato, se possibile, l'affetto e l'amore per lui, l'affetto e l'amore che non finisce qui e che non verrà mai vanificato. Nella fede crediamo che non c'è nessuna lacrima che non verrà asciugata, nessun dolore che non sarà consolato, nessun sacrificio che non sarà ricompensato, nessuna gioia che non troverà pienezza. Da quando sabato mattina mi è arrivata la terribile notizia, ho chiesto al Signore non di capire, ma di imparare. Imparare a spendere meglio il resto della mia vita in ciò che veramente conta. A non perdere tempo ed energia in falsi problemi. Ad essere più vicino a chi sperimenta il mistero della croce, a non lasciarmi schiacciare dalla fretta che ci fa perdere le cose più importanti. Il volto di Alberto, gentile e sorridente, da allora mi accompagna costantemente, come se volesse ricordarmi gli impegni presi. E adesso, con un nuovo amico in paradiso, è ancora meno nemico il pensiero della morte. Significa anche chiedere per noi una fede più solida, un impegno più convinto ad amare. Se cerchiamo di amare, non abbiamo nulla da temere, perché l'abbraccio del Padre, delle persone care che abbiamo amato,
sarà tanto più intenso quanto più avremo amato. Ecco, anche io, anche noi, impariamo tanto oggi e impariamo tanto anche da Don Marco. Oggi Marco incontra e abbraccia Alberto, vede faccia a faccia questo mistero di amore nel quale ha creduto, luce per la nostra vita, che è il figlio Gesù, nostra Pasqua e sua Pasqua. Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo, caro fratello, pienezza della misericordia che conosce tutte le nostre debolezze e si abbassa fino a terra per sollevarci fino al cielo e che apre a noi, ladroni, le porte del suo regno. Amen per te, caro fratello. Prega per i tuoi, per la Chiesa, prega per noi. In pace.